Salve a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione dell'evento clou di quest'estate della Gelbison, la presentazione dell'amichevole con la Salernitana. Questa amichevole in realtà è il punto di arrivo di un rapporto instaurato da un po' di tempo con la società Salernitana che milita in Serie B, con la quale già da inizio gennaio abbiamo, grazie al nostro direttore tecnico nonché vicepresidente Riccardo Pollino, abbiamo già iniziato a stabilire dei rapporti che sono proseguiti durante tutta quanta la fine della stagione 2015-2016 e che hanno anche la loro base nella formazione e nell'organizzazione della rosa, soprattutto per quanto riguarda gli under della stagione sportiva 2016-2017. Questa amichevole con la Salernitana per noi è un evento molto importante. Si svolgerà sabato alle ore 20:30, saranno già dalle ore 18 aperti i botteghini qui al campo sportivo Morra di Vallo della Lucania e il prezzo d'ingresso è euro 10. All'organizzazione di questa manifestazione, che in realtà apre dopo la presentazione della squadra avvenuta a fine luglio, apre la stagione dei festeggiamenti per i 60 anni della nostra Gelbison Vallo, ha lavorato in modo particolare il direttore generale Ugo Schiavo. Noi ci teniamo particolarmente, ovviamente anche per alla presenza di un fotto pubblico sia locale e sia di tutto quanto il territorio o dell'ambito della Gelbison, proprio perché ci fa onore e soprattutto diciamo, dà forza a quello che è un rapporto che è iniziato da poco in modo forte e consolidato, però speriamo di portare avanti nel tempo, anche perché noi siamo riferimento loro sul territorio e noi abbiamo loro come riferimento di sorella maggiore su tutto quanto il territorio italiano, perché come ben sapete la Salernitana milita nel campionato di Serie B. Oltre questo c'è una cosa ancora più importante a cui tengo io particolarmente, è il progetto di cui vi ho parlato più volte del mondo del settore giovanile e della scuola calcio della Gelbison. In realtà, con l'avvento della nuova organizzazione societaria, di comune accordo con la Banca del Cilento, con cui c'è una convenzione stipulata e basata proprio su questi principi, noi abbiamo avviato la riorganizzazione sul territorio del mondo giovanile del calcio. In quest'ottica stiamo facendo tutto il possibile e abbiamo scelto il meglio. Il meglio è qui con me, il signor Antonio Ruggiero, direttore tecnico diciamo, da poche ore della Gelbison per quanto riguarda scuola calcio e settore giovanile. Il signor Ruggiero viene da un'esperienza pluriennale, tra l'altro ha organizzato anche i settori giovanili della scuola calcio, ha lavorato all'organizzazione della Salernitana, ha lavorato all'organizzazione del settore giovanile anche della Cavese e per noi è un grandissimo onore averlo qui a Vallo della Lucania a lavorare su questo progetto che riguarda tutto il territorio. Il mio intento è quello della società di cui faccio parte, è quello di creare a sud della provincia di Salerno un polo di formazione calcistica per le nuove generazioni. Questo non è semplice, questo progetto non è semplice da realizzare, ha bisogno di tempo, ha bisogno di persone preparate e ha bisogno soprattutto di professionalità. Noi in quest'ottica abbiamo scelto Antonio Ruggero, era il massimo sul territorio e l'abbiamo preteso e l'abbiamo ottenuto. Quindi passo direttamente la parola al direttore tecnico Antonio Ruggiero affinché, ovviamente dandogli il benvenuto e affinché ci illustri quali saranno le linee programmatiche della sua attività. Grazie, buongiorno a tutti e non posso che essere orgoglioso delle parole del Presidente e di tutto il resto di questa scelta e di questa grande motivazione che ho ritrovato, anche se negli ultimi periodi, diciamo, parlare dei settori giovanili è diventato difficilissimo perché se ne parla sempre di progetti, però durano dalla sera alla mattina e si pensa sempre poi alla prima squadra. Sottovalutando che i settori giovanili, penso, per la continuazione di un calcio moderno siano una risorsa e non devono essere una risorsa e non una spesa per quanto riguarda poi il futuro delle società. Per
perché con i giovani si può creare tantissimo, soprattutto sul territorio. E questa scelta è stata, diciamo, proprio motivata da tante situazioni, dal primo approccio con questa società, che ho visto di gente per bene, preparata e sa quello che vogliono, che sono gli stessi intenti che il sottoscritto cerca di realizzare da anni. E in più, essendo cilentano, mi sono sentito coinvolto al 200% in questo progetto, che speriamo solo attraverso il lavoro, perché siamo abituati a lavorare, quindi promesse a tempo debito ne facciamo, posso garantire una grande professionalità e un'abnegazione al lavoro anche di 24 ore al giorno, perché questo è quello che posso garantire. Poi il resto saranno i fatti a decidere se abbiamo fatto bene oppure abbiamo fatto male. Però sono fiducioso, perché alla base c'è questa grande motivazione, e la motivazione fa scattare delle cose impossibili, e spero che scatti anche sul territorio e che si tolgano un po' questi campanilismi, diciamo, per far sì che il progetto sia quello giusto per il nostro territorio. L'appartenenza alla maglia dovrà essere fondamentale, ma io parlo di tutti, non solo nostro, dei giocatori, ma parlo proprio del territorio, perché io penso che Vallo, insieme a tutta la provincia di Salerno, come Cilento, può esprimere tantissimo. Abbiamo tantissimi ragazzi che militano in quarta serie nei professionisti, che potrebbero giocare perfettamente nella nostra realtà. E quindi il tempo ci darà ragione, io sono già pronto, siamo tutti pronti, penso che nel giro di 2 giorni partiamo anche subito lunedì con la Juniores, quindi solo il lavoro deciderà e dirà se abbiamo fatto bene le scelte, che saranno ponderate sempre a creare sul territorio la Gelbison come madre di tutte queste società dilettantistiche, e anche noi ci metteremo a servizio delle società dilettantistiche, perché solo insieme potremo tirare fuori il meglio da quello che sono gli obiettivi, con la speranza che vedere fra questo progetto a medio e lungo termine ci porti, come abbiamo detto col Presidente, 8 undicesimi, se non tutta la squadra, sì, di gente della Lucania, del Cilento. E ne sono convinto. Siamo dati 3 anni per lavorare a sprombattuto in questo progetto. Ma anche come squadra, la prima squadra sarà frutto proprio delle scelte che adesso in questi giorni faremo col Presidente. Abbiamo fatto una linea guida, però è normale, c'è tante cose da mettere a punto. Però poi ho trovato anche un'ottima base, quindi ripeto, gente preparata, gente che ha voglia di lavorare, di crescere, e su queste basi si può arrivare dappertutto. L'obiettivo è proprio creare prima di tutto divertimento ai ragazzini che vengono a giocare a calcio e si vogliono divertire, senza ansia di prestazioni, e senza, però con professionalità, perché e con competenza, quello che noi dobbiamo garantire dagli istruttori e dalla nostra organizzazione. Quindi però il concetto principale è che i ragazzi si devono divertire. Quindi poi quello che viene è tutto, diciamo, programmato. Quindi nella programmazione noi è normale che vorremmo che da dicembre ci chiamino le società e ci dicono avete dei giocatori importanti e che vogliamo trattare. Quindi il nostro intento è dare qualità e professionalità anche al settore giovanile della scuola calcio, oltre che alla Serie D. Noi abbiamo, ovviamente, essendo una squadra di punta, la Gelbison che milita in Serie D, ovviamente abbiamo intorno ad essa un'attenzione, una professionalità adeguata. Allora, questa professionalità e questa qualità di impostazione organizzativa la vogliamo dare anche alla scuola calcio e al settore giovanile, affinché abbia la stessa dignità. Come ho detto già più volte, gli obiettivi di quest'anno sono quelli di un campionato sereno, senza palpitazioni o senza assolutamente le apprensioni che hanno caratterizzato il campionato dell'anno scorso. Ovviamente abbiamo allestito una rosa competitiva. Ci giocheremo il nostro campionato con fiducia e con, ripeto, con la dignità che ci caratterizza. Abbiamo intenzione di fare un campionato senza eccessivi patemi d'animo, questo è il nostro obiettivo. Più che gemellaggio si viaggia sulla stessa lunghezza d'onde, ci sono dei rapporti molto stretti tra i nostri dirigenti, i dirigenti della Salernitana, e quindi si ci muove sia nell'ambito della prima squadra, nella nostra prima squadra e quindi degli under, sia nell'ambito dei settori giovanili e della stessa, si ci muove all'unisono e si cerca di sviluppare, come già detto anche il direttore Ruggiero, un progetto unitario che comprenda anche chi
rispetto a noi ha ovviamente un'esperienza maggiore.